la Penera di Buzzblog e a Torino davanti al Museo dell'Automobile con Alessandro che ci racconta cosa sta per succedere. Alessandro del Cube Sanità, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sta per succedere che questo Museo dell'Automobile, che è uno dei templi della, diciamo così, dell'industria e della ricchezza torinese, si svolgerà l'assemblea delle professioni sanitarie riabilitative, tra cui ci sono professioni come quella dell'educatore, quella dei fisioterapisti e una serie di altre professioni. In questa assemblea si dovrebbe approvare il bilancio dell'ordine, ma come già accaduto per alcuni ordini dei medici, molti operatori ed educatori e altro hanno intenzione di votare contro il bilancio e bocciarlo in segno di protesta per quello che è il comportamento dell'ordine in questione, degli ordini professionali che sono stati assolutamente a sostegno di quella iniziativa ricattatoria che in questo ultimo anno ha portato molte persone a essere private del lavoro, no, perché obiettavano all'obbligo vaccinale e quindi obiettavano sia all'utilità e all'efficacia di questi vaccini sia al fatto che fossero obbligatori nonostante tutti gli effetti collaterali e la mancanza di sicurezza che veniva comunque emergendo nel tempo. Ma quindi in teoria voi sperate tramite questo voto negativo di ottenere una sfiducia del Presidente dell'Ordine? Questo sicuramente sarebbe un'ottima idea, anche perché per quello che ci viene riferito il comportamento degli organi dirigenti di questo ordine, della Presidente, pare non essere il più rispondente a criteri di democraticità e collaborazione nemmeno verso gli stessi consiglieri d'Albo e così via. Avete intenzione poi anche di fare una manifestazione qua fuori? Perché vedo bandiere, vedo... No, è soltanto una presenza simbolica, è un presidio. Noi come CUR Sanità sosteniamo la lotta degli operatori che sui punti che dicevo un attimo fa e quindi abbiamo deciso di essere presenti come manifestazione visibile di solidarietà. Perfetto, Alessandro, ti ringraziamo. Torino, Museo della Solidarietà. Posso aggiungere un paio di cose? Allora, la prima cosa è che siamo contro la logica degli ordini professionali, perché gli ordini professionali dividono i lavoratori e non li uniscono, e costano, favoriscono l'aggiramento dei contratti collettivi nazionali e quindi gli ordini professionali per noi non sono un fatto positivo. Crediamo invece che ci dovrebbe essere registri degli abilitati e soprattutto ci dovrebbe essere un grosso lavoro sul diritto al reddito e un salario migliore per tutti quelli che operano nel settore sanitario. Perfetto, ti ringraziamo, buona giornata, in bocca al lupo. Buzzblog, Torino, Museo dell'Automobile.